Ciao ragazzi, bentornati in Excel in pillole, grazie a tutti per la visita al mio canale e oggi parleremo dei riferimenti di cella. Dunque, abbiamo visto nei video precedenti, nel video numero 11 e nel video numero 12, abbiamo parlato sempre dei riferimenti di cella. Anche oggi parleremo dei riferimenti di cella, ma a un livello un po' più avanzato, giusto per, diciamo, terminare quello che è l'argomento, cioè i riferimenti di cella. Allora, in questo caso qua passiamo subito al dunque, abbiamo una tabella dove abbiamo la colonna dei campi dei rappresentanti, gli incassi e dobbiamo determinare qual è il loro guadagno, che è un guadagno in base a una commissione del 5%. La formula è semplicissima, facciamo questo per questo, facciamo Ctrl Enter ed è fatta, solo che se dobbiamo inserire, come dicevo prima, in tutte le celle non finiamo più. Infatti, se io copio la formula, vedete che mi dà degli errori. Faccio doppio clic, i riferimenti sono completamente sbagliati. Allora facciamo Ctrl Z, cancelliamo tutto e facciamo la formula nella maniera corretta. Facciamo uguale questo. Ecco, qua dobbiamo porci la prima domanda. Questa cella B5, che adesso è tutta tremolante, cosa dobbiamo fare? Vogliamo che vada in basso a vedere le altre informazioni, gli altri rappresentanti? Io direi di sì, per cui la lasciamo relativa. Verso destra non devo andare perché comunque rimane qui questa cella, ok? Perché non devo copiare la formula verso destra. Abbiamo detto il 5%. Ecco, questo 5% qua, possiamo dare un F4 per bloccare la cella in tutte le direzioni, sia che copio verso il basso che verso destra o in qualsiasi altra direzione che copio la formula. Questa qui è una formula corretta. Infatti, se faccio doppio clic, vediamo i riferimenti che sono esatti. Vedete il bordo che è più spesso? Questo vuol dire che il riferimento è esatto. Solo che noi dobbiamo usarlo ancora più correttamente. Noi dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare con le celle. Nel senso che se io faccio una formula qui e diamo questo che lo lasciamo relativo per questo, anziché dare un riferimento di cella assoluto schiacciando il tasto F4 una volta, io lo schiaccio due volte in modo tale che metto il dollaro davanti alle righe. Nel senso che io questa cella qua, dato che non devo copiarla verso destra, l'unica che mi ha paura è che vada verso il basso. In questo punto qua io la ancoro sulle righe e non sulle colonne, per cui faccio un F4 due volte mettendo il dollaro davanti al 2 che rappresenta le righe, ok? Infatti se faccio Ctrl Enter mi vado a posizionare nell'angolo in basso della cella, quando la croce cambia forma faccio doppio clic, visto che la formula deve andare fino in basso è meglio usare il doppio clic. Allora qui in basso invece abbiamo la stessa formula che c'era prima, solo che è messa orizzontalmente. Io qui ho fatto un trasponi per fare velocemente, eh? Copia e incolla speciale, trasponi. Allora, in questo caso qua, vediamo come fare la formula in maniera orizzontale. Facciamo come prima, facciamo questo per il 5%, diamo un F4, copio la formula con il mio trascinamento automatico, vedo che la formula corrisponde, questo relativo e questo assoluto. Però, come vi ho spiegato prima, sarebbe più corretto fare in questo modo qua. Uguale per iniziare la formula, e questo valore qua che rappresenta il nome del rappresentante lo lasciamo relativo in modo tale che io quando copio verso destra questa cella mi rimanga relativa. Per 5%, allora io cosa faccio? Mi posiziono qua dove c'è la formula, faccio F4 tre volte in modo tale che il dollaro si va a posizionare di fronte alla B. In questo caso qua io ho bloccato le colonne. Ho lasciato relativo le righe perché questa formula qua, dato che non deve essere copiata verso il basso, non c'è bisogno che io gli dia un riferimento di cella assoluto, mi basta un riferimento di cella misto che mi blocca le colonne, cioè che non mi si sposta da questa parte qua. Infatti andiamo a verificare, io mi trascino verso destra, eccoci qua, vediamo, facciamo un F2, vediamo che questo riferimento relativo è corretto. E questo riferimento di cella misto tra parentesi assoluto va bene lo stesso, ok?
Adesso andiamo a vedere l'esempio successivo. Allora, in questa tabella qua, vediamo che questo qua praticamente è il conto economico di un ristoratore. Un ristoratore che ha previsto per l'anno successivo 3.111.000 euro di incasso e l'ha diviso per trimestre, ok? Il quarto trimestre dovrebbe fare 871.000 euro. Qui in basso vediamo che lui vuole sapere in questa tabella qua a cosa corrisponde il costo del personale sul primo trimestre, il costo del personale sul secondo trimestre e così via. E fino ad arrivare qua in basso vuole sapere il costo delle consulenze sul quarto trimestre. Allora, qui sotto in basso abbiamo quelli che dovrebbero essere gli ipotetici costi della gestione, cioè il costo del personale è 32%, il costo della merce è 19%, 8% e così via. Allora, queste informazioni qua sono state posizionate verticalmente, così come sono state posizionate verticalmente queste informazioni qua, ok? Perché se io devo fare una forma con riferimenti di cella, devo essere sicuro che queste informazioni qua siano posizionate verticalmente così come sono posizionate verticalmente queste. E poi comunque vi spiegherò il perché. Adesso facciamo subito la formula che per me mi permette di sapere a cosa corrisponde 824 euro, cosa mi risponde il 32%. Semplicissimo, uguale il budget previsionale primo trimestre 824.000 euro per il 32%, questa cifra qui per 32% e così via. Ma voi capite, qui in questo caso qua abbiamo pochissime celle, ma se avessimo una tabella da compilare con moltissime più celle, capite che mi prenderebbe molto tempo. Allora, se noi applichiamo i riferimenti di cella nella maniera esatta, noi possiamo fare una formula velocissimamente. Ok? Allora, proviamo a farla. Eccoci qua, la cella ci sei, questa qua che io adesso sto selezionando. Cosa vorremmo fare? Allora, come prima domanda voglio sapere se questa cella ci sei, quando vado verso destra voglio sapere il valore del secondo trimestre, terzo trimestre, quarto trimestre. Sì, per cui io devo tenere le colonne in maniera relativa. Quando invece questa cella ci sei, la copio verso il basso, cosa voglio? Che mi scende giù verso il basso o che mi rimanga qui ancorata? Io direi che di lasciarla qui. Di lasciarla qui ancorata, che è ancorata che non scende verso il basso, cioè sulle righe. Per cui in questo caso qua noi facciamo due volte F4. Io ho posizionato il dollaro davanti a sé che corrisponde alle righe, cioè che mi ha bloccato le righe, così quando copio verso il basso non scende. Adesso facciamo per il 32%. Allora, facciamo un piccolo ragionamento, facciamoci sempre le due solite domande. Allora, questa qui è la C15, cioè questa qua. Quando io copio la cella verso il basso, voglio che mi vada a vedere food and beverage, energia, amministrazione, consulenze. Sì, per cui devo tenere in maniera relativa queste qua che rappresentano le righe, cioè i numeri. Ok? Mentre quando io copio questa formula verso destra, questo riferimento di cella deve andare verso destra, io direi di no perché qui non c'è niente, per cui blocchiamo solamente i numeri. A questo caso qua facciamo tre volte F4, scusate, blocchiamo le colonne. Ok, io ho messo il dollaro davanti alla C che rappresenta le colonne, così non può andare a destra, però può andare verso il basso. Ok, faccio Ctrl Enter, mi trascino la formula. Faccio un controllo, vediamo che i riferimenti di cella sono correttissimi. Potremmo fare ancora molto più velocemente applicando semplicemente una formula. Allora, facciamo così. Selezioniamo tutta l'area che ci interessa, qui nella cella attiva facciamo uguale questo F4 F4 per questo F4 F4 F4. Facciamo Ctrl Enter, vedete che mi ha caricato la formula su tutti quanti i campi. Vado a fare il mio controllino come al solito. Ecco, per fare il controllo, vi raccomando, ragazzi, posizionatevi sempre nell'ultima cella in basso, nell'ultima cella che verificate se tutto è andato bene. Ok? Ok, nell'esempio successivo è praticamente uguale a quello che c'è sopra. L'unica differenza è che è praticamente in orizzontale. Abbiamo fatto anche qui un
un copia e incolla speciale con il trasponi. Praticamente ho posizionato quello che prima era, diciamo, sulle righe, e adesso è sulle colonne, ok? E praticamente, dato che ho messo i costi sulle colonne in maniera orizzontale, ho dovuto mettere anche in maniera orizzontale, diciamo, quelli che erano i riferimenti, da andare a vedere, cioè i riferimenti delle percentuali. Ok, facciamo la formula. Uguale questo per questo. Ok, costo del personale. Facciamo Ctrl Enter, vediamo, mi corrisponde. Solito discorso, non posso ripetere la formula dappertutto. Allora, cancelliamo e facciamo un piccolo ragionamento. Allora, l'824 che corrisponde al primo trimestre. Questa cella qua, questo riferimento di cella qua, quando copio la formula verso il basso, voglio che mi va a vedere secondo trimestre, terzo trimestre, quarto trimestre, sì, per cui lascio le righe relative, ok, cioè i numeri. Quando invece questa cella qua la voglio copiare verso destra, voglio che mi segua dietro verso destra o che rimanga bloccata qua sulle colonne? Io direi che in questo caso qua devo lasciarla bloccata sulle colonne, ok? Allora, per bloccarla sulle colonne mettiamo tre volte F4, così ho messo il dollaro davanti alle colonne e non mi scappa via questa formula. Ok, per il 32%, il 32%. Cosa succede? Questo è il riferimento di cella qua. Quando io copio questa formula qua, voglio che mi vada a vedere anche il costo dell'F&B, il costo dell'energia, il costo dell'amministrazione? Io direi di sì, per cui lasciamo le colonne, visto che queste qua sono le colonne, per cui le colonne sono le lettere, io lascerei le colonne e le lettere relative, senza l'F4. Quando invece questa riferimento di cella devo copiare la formula verso il basso, mi interessano queste informazioni? Io direi di no, perché non c'è niente. Io voglio che rimanga bloccato qui. Per cui metto l'F4 davanti alle righe. Ok? Ho lasciato, vedete che ho messo la B senza il dollaro davanti, ho lasciato le colonne relative e i numeri assoluti. Ok? Faccio Ctrl Enter, mi trascino la formula e mi trascino la formula. Facciamo un controllo, vedete che i riferimenti sono perfetti. Ecco, per fare il controllo, posizionatevi sempre con il cursore sul bordo, diciamo, della cella. Vedete che quando diventa spesso, questo è il. Nell'esempio successivo, ecco, in questo esempio qua, che si tratta di un grossista di carne, un grosso macellaio, e in questo caso qua lui vuole sapere se dovesse incrementare di un tot percentuale il valore della carne, vuole sapere qual è il profitto. Però lui ha tre esempi. Ha l'esempio col 50%, 55% e 60%. Lui vuole sapere quant'è l'incremento percentuale e quanto è il guadagno finale, tenendo presente di un costo, ok? Ma a noi comunque le formule ci interessano poco, ci interessano i riferimenti di cella. Allora, come prima cosa, in questa tabella qua applichiamo quasi tutti i riferimenti di cella. Il primo riferimento di cella è relativo, nel senso che se io voglio sapere qual è il costo della carne, faccio uguale, mi posiziono sulla cella B15, faccio Ctrl Enter e copiando la cella verso il basso non ho bisogno di nessun riferimento di cella. Infatti mi posiziono qua sull'angolo in basso, con la maniglia di riempimento mi trascino la cella, vedete, io faccio un F2 sull'ultima cella per controllare, vedete che il riferimento è la B20. Questo qua è una posizione relativa, per cui non c'è nessun bisogno di mettere il dollaro da nessuna parte. Nell'esempio successivo, in questa tabella qua, voglio sapere quanto è l'incremento del 50% su 22 euro al chilo di carne. E così del 55 e del 60. Allora, semplicissimo, facciamo la formula e facciamo 22 euro. Allora, questa cella qua che rappresenta il prezzo, quando la copiamo verso il basso, ci interessa sapere cos'è il costo della costata, del carré, del nodino, del petto di pollo? Io direi di sì, per cui lasciamo i numeri in posizione relativa, ok? Le righe in posizione relativa. Quando invece questa cella qua la copio verso destra, voglio che mi segue verso destra? Io direi di no, io direi di lasciarla qui dove ci sono le colonne, per cui mettiamo il dollaro davanti alle colonne. Mettiamo tre volte F4 che mi si va a posizionare il dollaro davanti alle colonne. Ok? Per 50%. Ok?
questo riferimento di cella qua, la D5, voglio che quando copio verso destra mi vada a controllare il 55%, il 60%, io direi sì, per cui lasciamo la posizione relativa le colonne, cioè le lettere, ok? Quando invece questa cella qua la copio verso il basso, questa formula qua la copio verso il, voglio che questa cella qua abbia altri riferimenti di cella o voglio che rimanga qua? Io direi qui. Allora in questo caso qua facciamo F4 due volte in modo tale che mi va il dollaro davanti al 5 che rappresenta le righe. Ok? Per cui non può scendere in basso. Facciamo Ctrl Enter, mi vado a trascinare sempre la mia formula. Eccoci qua. Facciamo il controllino. Eccoci qua, posizioniamo sul primo riferimento, sul secondo riferimento. Questa formula è corretta. Nella tabella, diciamo, successiva, voglio sapere a quanto ammonta in valore, diciamo, oh, scusate, qui ho fatto un piccolo errore, non era proprio così la formula. Riclicchiamoci sopra, era così praticamente. Per 1 più, ecco qua, chiudiamolo, ho dimenticato una piccola cosa, ma questo non ci interessa, appunto la formula, ma ci interessa i riferimenti di cella. Praticamente qua ho fatto un incremento del 50%, cioè su 22 euro con 50% mi viene 33 euro, con 55% 34 euro. Ma io voglio sapere a cosa corrisponde il valore netto, cioè se io faccio 33 euro meno 22 euro, io so che è di 11, euro, ok? Adesso proviamo a fare la formula. Mi posiziono qui, faccio uguale, allora 33 euro, ok? Ecco, di questo riferimento di cella qua, cosa voglio fare? Quando vado verso destra, voglio che mi vada a vedere anche gli altri valori? Io direi di sì, per cui lasciamo le lettere, diciamo le lettere che corrispondono alle colonne relative. Invece quando vado verso il basso, voglio che mi vada a controllare anche le altre cifre, io direi di sì, per cui questa formula qua inizia con il riferimento di cella in relativo, ok? Meno il costo, ecco questo riferimento di cella qua, quando la copiamo verso il basso qua, questa formula, vogliamo che vada a vedere anche gli altri prezzi? Io direi di sì, per cui lasciamo relativo alle righe. Quando invece copiamo verso destra, questo riferimento qua, vogliamo che vada a vedere queste altre cose, questi altri valori? Io direi di no, per cui blocchiamolo sulle colonne. In questo caso qua facciamo F4 tre volte. Ho messo il dollaro davanti alla B, la B rappresenta le colonne, ok? Le lettere sono le colonne. Faccio Ctrl Enter, mi trascino la forma verso questa parte qua e questa parte qua. Faccio il mio solito controllo, schiaccio F2. Vedete che il riferimento qua è giusto, il riferimento qua è giusto. Facciamo un altro controllo, F2, riferimento giusto, riferimento giusto. Ok? Adesso io passerei all'esempio successivo. Ok, clicchiamo il foglio numero 5. Ecco qui abbiamo un piano di ammortamento. Diciamo che c'è una parte del piano di ammortamento, mancano alcune colonne. Ho lasciato solamente la quota di capitale versato, cioè io la prima quota è stata di 515 euro, la seconda quota 517 e così via, in base diciamo a un piano di ammortamento che è stato stabilito. Questa tabella qua, se io faccio un CTRL freccetto in basso, vedete che è lunga 212 righe, ok? Per cui mi verrebbe difficile fare le formule in ogni casella. Abbiamo due soluzioni. La prima soluzione è quella più, diciamo, più semplice, ma la seconda soluzione è meno semplice, ma ci fa capire come utilizzare i riferimenti di cella. Allora, come prima cosa, faccio uguale questo. Io so che la prima rata ho versato 515 euro. Per sapere la seconda rata, qual è il totale di queste due rate, semplicissimo, faccio questa rata qui, la prima, più la seconda rata e mi dà il totale, cioè questo qua 1032. Per sapere qual è il totale di queste tre rate qua, semplicissimo, faccio questa cella qua sopra più la cella qui a fianco, ok? Questa qua è, diciamo che non ha bisogno di nessun riferimento di cella, infatti se faccio doppio clic, vado fino in basso,
la formula funziona correttamente. Infatti ogni volta mi va a vedere i riferimenti corretti. Andiamo a verificare, per esempio questo totale qua è 4.182 euro, giusto? Se io vado a verificare da qua selezionando e qua in basso vado a vedere quanto è il totale, vediamo che 4.182,14 corrisponde, per cui la formula è esatta. Ma io stasera, visto che parliamo dei riferimenti di cella, voglio farvi vedere un'alternativa. Un'alternativa a questa formula qua. Ed è semplicissimo. Faccio innanzitutto uguale e usiamo il somma. Perché usiamo il somma? Anzi, facciamo così. Sì, facciamo il somma perché voglio sommare prima queste due cifre qua, poi voglio sommare queste tre cifre qua, voglio sommare queste quattro cifre qua e così via. Tutto questo con una formula sola. Ok? In modo tale che io voglio sapere, esempio, alla 52esima rata di questa data qui, quanto è il totale che ho versato, che dovrebbe essere 29.000 euro. Torniamo in alto, eccoci qua. Dobbiamo fare questa formula qua, uguale somma, faccio il tab, ok, faccio questo, due punti, perché due punti? I due punti mi delimitano un intervallo, cioè io stabilisco l'intervallo che voglio, però chiaramente se mi metto qua mi dà l'intervallo di questa riga qua, oppure se mi metto qua mi dà l'intervallo di questa legge qua. Infatti, se voi vedete, qui è selezionato, però il mio obiettivo è quello di rimettere un riferimento di cella in modo tale che io con un doppio clic incollo tutta la formula fino in basso. Infatti faccio C5 un'altra volta e nel primo C5, cella C5, io vado a posizionare il dollaro davanti al 5. Cosa vuol dire? Che mi tiene bloccato questa, cioè mi fa la somma, qua mi dicevi di somma, mi fa la somma tra questa prima cella che è bloccata fino alla cella che troverà in basso che io ho lasciato relativo. Ok, man mano che io copio diciamo la formula verso il basso, questo C5 qua che è relativo mi va a sommare tutto questo range qua. Ok, vogliamo fare una prova? Chiudo la parentesi, control enter. Adesso vi faccio doppio clic qua sopra. Vedete? Se io vado qua, vediamo 14.116,44, 14.116,44. Andiamo più in basso ancora, 46.658, 46.658. Adesso andiamo all'ultimo foglio, andiamo a vedere l'ultimo esempio, è l'esempio numero 6. Ok, qui abbiamo una griglia che vogliamo sapere attraverso delle formule, vogliamo sapere delle informazioni che vengono da questo database qua. È un database che tra le altre cose è molto lungo e ha praticamente 856 righe. Allora, la forma che noi abbiamo sempre conosciuto era il somma.se uguale somma.se. Ma questa formula qua aveva un solo criterio. Mi vede un intervallo e mi sceglie solo un criterio. Ma noi, come abbiamo detto, abbiamo due criteri. Ok, per cui dobbiamo fare un'altra formula, che questa formula si chiama isomma.più.se. Eccola qua. Schiaccio tab. Comunque, ragazzi, non vi spaventate per le formule, perché in questo caso qua ci serve sapere i riferimenti di cella. Allora, come primo argomento mi chiedi intervallo di somma. Mi posiziono qua sopra, che è la prima cifra. Faccio CTRL SHIFT freccetta in basso. E mi va fino in basso. Quando io schiaccio il tasto F4 mi rimbalza dove c'era la formula, infatti vedete, e mi blocca tutte le colonne, tutti i numeri di questo intervallo qui che io adesso mi sto posizionando vicino. Ok, con questa formula c'è tutto l'intervallo bloccato. Passiamo al secondo argomento, punto e virgola, mi dice l'intervallo dei criteri. Allora, dato che voglio vedere che chiappa, l'intervallo dei criteri lo trovo qua sopra, in questa colonna qua, la colonna A. Faccio CTRL SHIFT freccette in basso, faccio F4 e mi ha bloccato anche l'intervallo dei criteri. A questo punto mi serve il criterio. Qual era il criterio? Era chiappa. Qui abbiamo visto che abbiamo applicato il riferimento di cella assoluto, ok? Mettendo, posizionando il dollaro davanti alle lettere, davanti ai numeri. Invece qua, sul criterio, io devo posizionare un riferimento di cella misto, nel senso che se io chiappa voglio copiarla, quando copierò la formula verso il basso, voglio che mi vada a vedere anche gli altri nomi, Grotta, Paga, Rossi, Strada, Lusi, io direi di sì. Quando invece
questo riferimento dice la chiappa, vado a spostarlo verso destra. Lo devo spostare o lo devo tenere bloccato? Io direi di tenerlo bloccato qui. Allora in questo caso qua dobbiamo bloccare le colonne, ma non le righe, lasciamo le righe relative, ma le colonne bloccate. Per fare questo faccio F4 tre volte. Vedete che ho messo il dollaro davanti alla E. La E rappresenta le colonne, ok? Adesso mettiamo il secondo criterio. Faccio punto e virgola, il secondo, diciamo, argomento. Allora, il secondo argomento è l'intervallo numero 2. Qual è l'intervallo numero 2? È questo qua. Faccio CTRL SHIFT, freccetta in basso, F4. Abbiamo bloccato, vedete che mi posiziona, è ancora tremolante. Abbiamo bloccato è tutto l'intervallo. Faccio punto e virgola per passare al secondo argomento. Abbassiamo un po' lo screen tip. Ecco qua. Adesso mi chiede qual è il criterio numero 2. Il criterio numero 2 è gennaio, il mese di gennaio. Ci clicco sopra e qui mi devo fare le due solite domande. Allora, quando copio verso destra, voglio che questo F5 gennaio, vado a vedere anche febbraio, vado a vedere anche marzo, io direi di sì, per cui abbiamo le colonne in maniera relativa, le colonne che è rappresentata dalle lettere. Mentre questo gennaio qua, quando io copio la formula verso il basso, voglio che vada in posizione relativa o che rimanga assoluta, ferma qui? Io direi che rimanga ferma lì. A questo punto mettiamo F4 due volte, cioè il dollaro davanti al 5 vuol dire 5 mi rappresenta le righe, mi ha bloccato questo riferimento di cella sulle righe. Ok, chiudo la parentesi, faccio CTRL ENTER. Adesso mi trascino la formula, tacchete, tacchete. Adesso, come solito, faccio l'ultimo controllino, faccio F2, vediamo che il primo riferimento è giusto, il secondo riferimento è giusto, il primo riferimento che era questo qua blu è giusto, l'altro riferimento è giusto e l'altro riferimento è ancora giusto. Io mi posiziono sempre sul bordo per vedere i colori che rappresentano i riferimenti. Vado fino in basso, giusto per fare l'ultimo controllo, eccoci qua. Vediamo se i colori corrispondono. Blu è il primo riferimento, primo argomento, secondo argomento, anzi, primo argomento verde, secondo argomento marrone. Ok, ragazzi, questa qua era l'ultima parte del video, spero che vi sia piaciuto. Cliccate qui sotto in basso per iscrivervi se vi piace, se volete seguirmi, in modo tale che io quando ho un video nuovo voi siete aggiornati. Oppure potete seguirmi su Facebook cliccando sul mio nome su Facebook. Ok? Grazie ragazzi e alla prossima.